Oggi parlerò di nevrosi di guerra. Questo termine venne usato già durante la Prima Guerra Mondiale per descrivere il disagio psicologico dei soldati dovuto alle esperienze traumatiche vissute in guerra. Ovviamente il termine rimase utilizzato anche nel post-guerra, visto che molti soldati continuavano a soffrire di turbe psicologiche anche a conclusione del conflitto. Le caratteristiche di questa sindrome psicologica sono rimaste le stesse anche nel post-guerra, cioè i tratti principali erano, come vi dicevo, il fatto di continuare a rivivere il passato anche nel presente, quindi continuavano a ricordare scene di guerra o era come se si sentissero ancora in guerra, anche se il conflitto era finito da tempo. Un'altra caratteristica era lo stare sull'attenti, come veniva detto all'epoca, cioè stavano sempre vigili perché in realtà si sentivano ancora in pericolo. Era presente molto senso di colpa e una incapacità di provare emozioni o sentimenti positivi. A volte presentavano anche un comportamento aggressivo, violento, turbe emotive e anche a volte turbe motorie. Si stima che circa 40.000 uomini con disturbi mentali dovuti alla guerra finirono rinchiusi nei manicomi statali. Però una quantità ben più numerosa di soldati fece ritorno a casa, proprio in quelle condizioni, no? Come traumatizzati, e fu accolta dalle loro famiglie. In questo caso si notò un fenomeno che potrebbe essere indicato proprio come rimozione collettiva, e cioè la gente prese a chiamare questi soldati tornati dalla guerra traumatizzati con un termine feroce e ingiusto, davvero, scemi di guerra. Questo proprio è un fenomeno indicato dalla letteratura. Alcuni medici in questo caso hanno scritto: sembra che avessero perso la ragione a seguito di eventi bellici. Presentavano disfunzioni motorie, mutismo, allucinazioni. Questo diventavano i figli che combattevano per la patria, la cui sofferenza interiore non poteva essere compresa dalle famiglie, a cui le atrocità vissute in trincea erano state risparmiate. Ecco, questo è proprio un fenomeno collettivo può essere visto come un fenomeno collettivo proprio di rimozione, cioè la gente dopo la guerra voleva andare avanti e quindi inconsciamente c'era proprio un desiderio di quasi dimenticare la guerra, mentre questi soldati che stavano ancora male e a causa della guerra non riuscivano ad adattarsi alla vita normale, erano un ricordo di guerra, erano un segnale di quello che la guerra aveva causato e quindi c'è stato quasi appunto, come vi dicevo, un fenomeno di rimozione collettiva, di non voler vedere, di non voler ricordare. E in questo caso c'è stata molta emarginazione sociale, oltre all'utilizzo di questi termini, no? Scemi di guerra. Ecco, con la Seconda Guerra Mondiale invece le cose sono andate molto diversamente, perché mentre nella Prima Guerra Mondiale chi ha sofferto di enormi esperienze traumatiche sono stati i soldati, mentre nella Seconda Guerra Mondiale anche la popolazione è stata colpita in maniera molto preponderante e quindi in questo caso nella Seconda Guerra Mondiale possiamo dire che il fenomeno della traumatizzazione psichica dovuta agli eventi bellici ha colpito tutti e non solo i militari. Ne parleremo nella prossima puntata.